Cassino, buonasera, un saluto da Michele Giannini e da Laura D'Onofrio, benvenuti in Piazza Corte, benvenute le autorità presenti, benvenuto a questo caloroso pubblico. Inizia qui un pomeriggio ricco di appuntamenti nell'ambito delle celebrazioni in onore di San Benedetto. Già in mattinata a Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica, è arrivata la fiaccola Pro Pace et Europa 1. La cerimonia in abbazia è stata arricchita dal corteo storico Terra Santi Benedetti, che ieri ha festeggiato i suoi 30 anni di vita. Nel suggestivo chiostro del Bramante, i figuranti del corteo hanno rievocato l'antico rito dell'atto di reverenza. Ed eccoci al programma di questo pomeriggio. Si parte da qui, in Piazza Corte, dove tra poco assisteremo alla benedizione delle pannelle. A seguire il corteo storico sfilerà lungo le principali vie di Cassino per raggiungere Piazza De Gasperi. Davanti al Monumento ai Caduti accoglieremo la fiaccola Pro Pace et Europa 1 con la lettura del messaggio di pace. E poi si farà festa con i figuranti del corteo. E partiamo da qui, in Piazza Corte, rivivremo la benedizione delle pannelle. Si tratta della riproposizione di un'antica consuetudine con la quale in tempi antichi le persone bisognose si recavano una volta a settimana a Monte Cassino per ricevere la piattella, un pasto offerto dai monaci benedettini. La benedizione di oggi e la successiva distribuzione delle pannelle vuol far rivivere quell'antica tradizione. Ad impartire la benedizione sarà Don Luca Fallica, abate di Monte Cassino. Advocatus dello monastero di Monte Cassino introduce lo rito della benedizione delle pannelle. Della gloriosissima terra Santi Benedetti, ha inizio l'urito e le benedizioni delle pannelle. La Padre nostro e di Signore di Monte Cassino benedice le pannelle per tutto il popolo di codesta terra, la terra del Padrone nostro, lo Santo Padre Benedetto. Lo popolo della terra. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dio, che ci ha scelti per essere santi, sia con tutti voi. Preghiamo. Sii benedetto, Dio nostro Padre, Creatore del cielo e della terra, del pane quotidiano, tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di San Benedetto e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ed ora, tre bambini del Corteo Storico donano tre pani ai tre sindaci delle città gemellate Cassino, Norcia e Subiaco. E il popolo presente consegna il pane ai presenti spettatori qui convenuti per far festa con noi. Prego. Thank you.
piano senza correre, piano piano senza correre. Il vice sindaco reggente di Norcia Giuliano Boccanera, il sindaco di Subiaco Domenico Petrini, l'abate di Montecassino Don Luca Fallica, Don Luigi Di Bussolo, presidente della Fondazione San Benedetto. Un grazie e un saluto alla banda Don Bosco, città di Cassino, che ci accompagnerà, guidata dal maestro Marcello Bruni, e suonerà l'inno alla gioia di Beethoven durante l'accensione della fiaccola. Il programma delle celebrazioni benedettine fa tappa al Monumento ai Caduti. Qui, tra poco, accoglieremo l'arrivo della fiaccola Pro Pace et Europa Una. A fare da cornice all'evento, i cortei delle tre città gemellate nel nome di San Benedetto. In piazza potrete ammirare fra poco i consoli della terra di Norcia, i figuranti della Comunitas Sublacentis e il corteo storico Terra Sancti Benedetti. E raccontiamo un po' qualcosa di questi cortei storici. I consoli della terra di Norcia sono il gruppo più antico, nato negli anni 70, ne fanno parte 150 figuranti, vestono abiti d'epoca, il corteo affonda le radici nella storia della terra che ha dato i natali a San Benedetto. Un po' più recente è la storia della Comunitas Sublacensis, un corteo che nel 2025 compirà 10 anni di vita. Nato nel 2015 con 40 figuranti, è cresciuto anno dopo anno con l'obiettivo di far ritrovare le radici storiche e il senso di appartenenza alla comunità di Subiaco. E infine il corteo storico Terra Sancti Benedetti, nato nel 1994 in occasione del 50° anniversario delle distruzioni di Cassino e Monte Cassino, ha festeggiato ieri i suoi primi 30 anni di vita. Nato con una quarantina di figuranti che indossavano abiti fatti arrivare per l'occasione da Napoli, si è trasformato anno dopo anno e si è arricchito anche di presenze. Oggi, grazie al lavoro della Fondazione San Benedetto, conta circa 400 elementi nella sua massima esposizione.
Ne fanno parte nobili, dame, cavalieri, popolani, musici, pellegrini e soldati della milizia. Indossano abiti e divise realizzate a mano e ispirati al periodo a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Tavole e Miriam Mascioli. È ancora lungo, eh? Ancora lungo, da qui su si vede. Ma intanto la piazza si sta riempendo anche di pubblico, eh? Vogliamo far sentire l'applauso di Piazza De Gasperi? Quella dell'omaggio floreale che si ripete anno dopo anno in una sorta di legame tra il corteo storico e la città di Cassino. I fiori vengono deposti al monumento ai caduti e quest'anno questa deposizione ha un valore particolare perché ricade l'80° anniversario delle distruzioni di Monte Cassino e Cassino. E si è appena tenuto il momento solenne, quello dell'omaggio floreale del corteo storico Terra Santi Benedetti al monumento ai caduti. Ci prepariamo per un altro momento solenne. E salutiamo con un applauso la delegazione che ha deposto questi fiori, ripetiamo, in un anno simbolico. L'80° delle distruzioni di Monte Cassino e Cassino. Vi dicevo, ci prepariamo ad un altro momento solenne, quello della fiaccola Pro Pace d'Europa Una. Anche quest'anno il fuoco di San Benedetto ha affrontato un lungo percorso prima di arrivare a Cassino. Dalla visita presso la sede della Commissione Europea a Roma alla benedizione di Papa Francesco in Vaticano. Dall'accensione a Norcia il 17 febbraio a quella di Subiaco il 9 marzo presso il Sacro Speco. Queste le principali tappe della fiaccola che oggi questa mattina è salita su a Monte Cassino. E come da tradizione è stata scelta una capitale europea per portare il messaggio di pace ed unione nel cuore del nostro continente. In occasione del 60° anniversario della proclamazione di San Benedetto, patrono d'Europa, la fiaccola Pro Pace d'Europa Una è stata in visita a Praga tra il 19 e il 22 febbraio, scortata dagli atleti del CUS Cassino, dai marciatori simbruini e dai runners di Norcia. E oggi saranno proprio loro a condurla in piazza come da tradizione. Ecco che incomincio a vedere il fuoco di San Benedetto. Ormai. Vai, accompagniamoli, serpentone lunghissimo. Dai, con questo applauso, finché non arrivino qui. Diretti da Flaminia Calce, che li conduce qui in piazza. Eccoli. Ed il fuoco di San Benedetto sta arrivando qui per l'accensione del tripode. E accogliamo anche la banda Don Bosco Città di Cassino.
Il fuoco di San Benedetto si è unito a quello del monumento ai caduti, e una celebrazione simbolica diversa da quella degli anni passati, perché solitamente il tripode lo abbiamo trovato spento, lo abbiamo acceso. In questo caso invece simbolicamente abbiamo voluto unire il fuoco che arde per ricordare i caduti della Seconda Guerra Mondiale a questo fuoco che invece porta la pace, la possa portare in tutti quei luoghi dove ancora si combatte e ancora si muove. L'applauso della piazza di San Benedetto. Ed ora un altro momento solenne, quello della lettura del messaggio di pace. Consegno personalmente il messaggio di pace al sindaco di Cassino, Enzo Salera. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Messaggio di pace 2024 della fiaccola Pro Pace Toropa Una si ripresenta puntualmente ogni anno in occasione del transito di San Benedetto Abate, il passaggio della fiaccola benedettina Pro Pace Toropa Una, che benedetta dal Santo Padre in Vaticano è stata accesa in molte capitali europee. L'insegnamento di Benedetto, l'attenzione che egli stesso pone all'uomo e alla sua dignità nel lavoro, nella coabitazione pacifica, nel rapporto con Dio tramite la preghiera e il discepolato evangelico, con capisaldi di un programma di vita che ha ispirato e può ancora ispirare popoli e nazioni alla ricerca del vero bene e all'edificazione della città degli uomini sul fondamento di una pace stabile e duratura nel rispetto delle diverse culture. Benedetto ha uno sguardo inclusivo delle comunità, ribadendo più volte che il percorso di ciascun membro che la compone trova nella comunità stessa il luogo dove esprime al meglio desideri e talenti. Nella lieta circostanza delle feste benedettine, le città di Norcia, Subiaco e Cassino, eredi dell'insegnamento di San Benedetto, ribadiscono ancora una volta la loro convinzione che responsabili della politica internazionale possano ravvisare nella regola e nella tradizione benedettina quegli elementi costitutivi che potranno ispirare i grandi della terra e imitare oggi Benedetto, quale messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. Tale ispirazione ai valori e ai principi del monachesimo benedettino però non può interessare solo il mondo della politica o riguardare i maggiori esponenti dell'economia sovranazionale. Come membri delle città benedettine di Norcia, Subiaco e Cassino, sentiamo il dovere di far eco alla fiaccola portata in Portogallo nel 2023, nazione che ha accolto la 38esima giornata mondiale della gioventù, e quindi dar voce al desiderio di pace, di prosperità e di bene che scaturisce dal cuore e dalla vita dei giovani. Rivolgendosi proprio ai giovani, il Santo Padre Francesco ha detto con paterna fermezza: a voi giovani, tentate in questo momento di scoraggiarvi, di giudicarvi forse inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso, a voi giovani che volete cambiare il mondo, ed è un bene che vogliate cambiare il mondo e che volete lottare per la giustizia e la pace, sì, proprio a voi giovani Gesù oggi dice: non temete, non abbiate paura. Facciamo nostro l'appello del Papa, che invita i giovani, come ciascuna persona di buona volontà, a camminare insieme in quello stile sinodale che appartiene alla Chiesa di tutti i tempi e che passa dalla consapevolezza di San Benedetto, che ha prescritto nella sua regola di accogliere ed ascoltare i giovani.
Da Lisbona a Praga, da Occidente a Oriente, la fiaccola è arrivata quest'anno nel cuore della Repubblica Ceca, chiara testimonianza di bellezza e di anelito di libertà, e si è fatta idealmente prossima ai luoghi del conflitto bellico che preoccupa ormai da troppo tempo l'Europa, per invocare il gran bene della pace anche per i popoli del Medio Oriente e per tutti gli altri conflitti che si consumano nel mondo, alcuni nel totale disinteresse dei mezzi di comunicazione. Con profonda umiltà, virtù che San Benedetto ha vissuto e additato come cardine dell'insegnamento spirituale, chiediamo che venga accolto, unitamente al segno di luce e di speranza che è la fiaccola, Pro Pace et Europa Una, l'insegnamento del gran San Benedetto, invocato nel 1947 come padre d'Europa da Pio XII e costituito patrone principale dell'intera Europa da San Paolo VI 60 anni or sono. Chiediamo che l'Europa sperimenti un'era di giustizia, di pace tra i popoli e di solidarietà internazionale, di creazione di condizioni ottimali per il progresso e il futuro dei popoli nella corresponsabile cura e salvaguardia del creato. Ed ora il saluto delle autorità. Partiamo dalla città che ha dato i natali a San Benedetto. Parola al vice sindaco reggente di Norcia, Giuliano Boccanera. Buonasera a tutti. Complimenti a questa splendida piazza per il momento che stiamo vivendo, sia per le celebrazioni di San Benedetto e soprattutto per chiedere la pace in Europa e in Medio Oriente. Il 2024 è un anno molto importante, segna un anniversario di notevole importanza per la storia spirituale e culturale dell'Europa. Il 60° anniversario della proclamazione di San Benedetto da Norcia a patrono d'Europa. Questo evento, avvenuto nel 1964 sotto il pontificato di Papa Paolo VI, ha segnato un momento significativo nell'affermazione dell'eredità spirituale e culturale di San Benedetto e nel riconoscimento della sua influenza duratura sulla civiltà europea con la sua visione di una comunità cristiana radicata nella fede, nella preghiera e nella pratica quotidiana della carità fraterna. La sua regola monastica ha fornito un modello di vita comunitaria basata sulla ricerca di Dio, sull'obbedienza e sulla condivisione dei beni spirituali e materiali. San Benedetto, nato a Norcia, è stato un monaco, un teologo, la cui vita e insegnamenti hanno lasciato un'impronta indelebile sulla storia dell'Europa. La sua regola monastica, la regola Benedetti, ha dato origine a un movimento monastico che ha plasmato la cultura, la spiritualità e la società europea per secoli. Il suo messaggio di pace, di laboriosità e di accoglienza ha attraversato i secoli, ispirando milioni di persone in tutto il mondo. La sua proclamazione a patrono d'Europa ha sottolineato l'importanza di radicata la vita sociale e politica sui valori evangelici della giustizia, della pace e della solidarietà. In un momento in cui l'Europa e non si trovavano ad affrontare profonde crisi politiche, sociali e spirituali, la parola di San Benedetto rappresenta un faro di speranza e di stabilità. Le comunità di Norcia, Subiaco e Cassino, insieme oggi presenti qui, e li ringrazio tutti, per mezzo delle celebrazioni benedettine, intendono valorizzare e preservare le loro radici storiche e culturali, che rispecchiano i principi di semplicità, laboriosità e tipici della vita benedettina, offrendo un'opportunità di riscoprire e riaffermare i valori fondamentali che hanno reso grande l'Europa: la fede, la solidarietà, il lavoro e la pace. E appunto, parlando di pace, in un'epoca segnata da divisioni e conflitti,
Il messaggio di San Benedetto continua ad essere un faro di speranza e un invito alla riconciliazione e alla fraternità tra i popoli. In questo momento di dolore e sofferenze per molti popoli afflitti dalla guerra, desidero inviare un messaggio di pace e di speranza. Le guerre portano solo distrazione e dolore. Il costo umano è troppo alto. Ogni vita persa è una tragedia, irreparabile. È fondamentale quindi ricordare i valori di chi, tolleranza, compassione e amore fraterno, che San Benedetto ci ha trasmesso attraverso la sua vita e il suo insegnamento. Il vice sindaco reggente in Norcia, Giuliano Boccanera, e passiamo alla seconda tappa del viaggio di San Benedetto. Subiaco, lì l'esperienza di Benedetto è cresciuta, c'è una testimonianza forte che è lì, che è il Sacro Speco, e quindi la parola non può che essere data al sindaco di Subiaco, Domenico Petrini. Grazie, e grazie a tutti voi, cari cittadini di Subiaco, di Cassino, per la vostra accoglienza, al sindaco Salera, alle autorità civili e militari presenti, e anche a Sua Eccellenza Don Luca Fallica, che è stato fino a poco fa con noi, a Don Luigi. Veramente un piacere tornare insieme ai tanti amici di Subiaco oggi presenti a portarvi il saluto della nostra città, non solo come sindaco e come amministrazione comunale, ma soprattutto insieme al nostro corteo storico, all'associazione del patrocinio di San Benedetto, ai marciatori simbruini, al nostro centro anziani, che così numerosi sono venuti venire qui a portarvi il nostro saluto. Come è stato già detto, quest'anno ricorrono gli 80 anni dal bombardamenti e della grande distruzione della guerra che ha visto Cassino soffrire come poche città in Italia e in Europa. Pochi giorni fa la presenza del Capo dello Stato, le istituzioni nazionali hanno portato a Cassino il ricordo di quei giorni così dolorosi. Città martire, vi ha definito il Capo dello Stato, una città che per la sua storia ormai incarna la pace in se stessa. Ecco Cassino che passa da una città che ha visto il dolore e che porta quella testimonianza ad avere il dovere davanti a tutti di ricordare i valori di fratellanza, di pace, quei valori che sono all'interno e scritti con forza all'interno della regola benedettina. Non sono semplici parole, la necessità di costruire ponti di dialogo, l'ha definito il Capo dello Stato, sono una responsabilità che ogni cittadino di Cassino, ma anche i cittadini di Subiaco, anche Subiaco è stata duramente colpita dai bombardamenti del 1944, che due terzi è stata distrutta e tante vittime sono cadute, civili e militari. Questa piazza è di un'Europa in pace con se stessa. Questa piazza porta il nome di un grande padre della patria, Alcide De Gasperi, che insieme a Adenauer, insieme a Schumann, ha avuto il pensiero e la capacità di creare un nuovo ordine europeo. Un ordine europeo che è nato sì sulla ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale, ma anche proprio su quei valori che sono scritti nella regola di San Benedetto, che proprio sul Monte Cassino ha trovato origine. Ecco, il mio auspicio, cari amici di Cassino, è che le prossime elezioni europee, che porteranno ad rinnovo delle nostre istituzioni europee, sappiano avere al proprio interno queste istituzioni più di Cassino, più di Subiaco, più di Norcia, sappiano far proprio della propria azione di governo dei valori che le nostre città incarnano. C'è bisogno dei valori di Cassino, c'è bisogno dei valori di Subiaco, c'è bisogno dei valori di Norcia, e c'è un estremo bisogno che l'Europa giochi un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale, perché è il continente che più di tutti ha vissuto l'esperienza della contrapposizione tra i popoli, che più di tutti ha conosciuto gli effetti
del totalitarismo e che più di tutti Satana significa dover rialzarsi e dover ricostruire dopo le macerie della guerra. Questo è l'auspicio di questi giorni, questi devono essere i valori dei giorni legati a San Benedetto. Grazie per averci accolto come fratelli, come ogni anno fate. Io vi auguro di passare i giorni da Benedetto con un pensiero anche alle nostre città. Festeggeremo ognuno per le proprie tradizioni, ma il nostro pensiero è anche l'un con l'altro, perché le nostre città rimarranno sempre legate alla figura di San Benedetto e sempre legate ai suoi valori, indipendentemente dal valore religioso, ma soprattutto dai quei valori civili. Grazie. Buone feste di San Benedetto a tutti e affidiamoci a questa luce che nei prossimi giorni percorranno il cammino che va da Norcia, Subiaco e Castino per poi farvi intorno, affinché questa luce non solo sia testimonia del passato, ma ci sappia soprattutto illuminare il futuro davanti a noi. Grazie. Come il Cammino della Fiaccola, ringraziamo il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini. Dicevo, scusate, che come il Cammino della Fiaccola, lungo è stato anche il Cammino di San Benedetto, da Norcia a Subiaco, da Subiaco a Cassino. Nel 529 fondò l'abbazia di Monte Cassino, che è ancora lì, su questo monte. Fra 5 anni saranno 1500 anni da questa fondazione, quindi un appuntamento importantissimo che si sta avvicinando per la città di Cassino, e quindi colgo l'occasione, ricordando questo evento, nel dare la parola al sindaco di Cassino, padrone di casa, che ci sta ospitando, il sindaco Enzo Salera. Grazie e buonasera a tutti, intanto con sentanze i loro sindaci e i loro amministratori. Abbiamo iniziato questo percorso quest'anno, come ogni anno, nella tradizione della Fiaccola Pro Pace Europa Una, quest'anno che è particolarissimo, lo ricordavano i nostri presentatori, ma anche i colleghi sindaci, perché quest'anno ricadono 3 ben anniversari per la città di Cassino e per la Fiaccola di San Benedetto. Ricade l'80° anniversario dei tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale che abbiamo commemorato venerdì scorso alla presenza del Presidente Mattarella, e l'omaggio floreale portato dai cortei ai piedi di quella corona che è ancora qui deposta dal Presidente per onorare la memoria di quei bambini, quelle donne e quegli uomini che sono morti. Al corteo storico che valorizzò proprio questa cerimonia, quella dell'arrivo della Fiaccola di San Benedetto a Cassino. Parliamo della fondazione di questa festa con il presidente della Fondazione San Benedetto, Don Luigi Di Bussolo. A lui la parola, un applauso. Buonasera a tutti, porto i saluti del Padre Abate che ha dovuto raggiungere il Vaticano perché c'è una visita ad Limina dei Vescovi e degli Ordinari del Lazio, per cui dopo la benedizione delle panelle si è dovuto mettere in viaggio per raggiungere Roma. Sono felice di trovarmi qui insieme con voi, insieme con tutta la città di Cassino e insieme anche a Norcia e a Subiaco, per questo evento che ogni anno ci caratterizza e che segna una tappa importante del nostro cammino. La Fiaccola Pro Pace ed Europa Una, la Fiaccola Benedettina, ci ricorda, come ci hanno ricordato i sindaci, l'importanza della pace, e attraverso i festeggiamenti, attraverso il corteo storico Terra Santi Benedicti e insieme agli amici di Norcia e di Subiaco, noi vogliamo rendere viva ancora oggi e attuale la regola di San Benedetto, quel messaggio di pace. Ciò che San Benedetto ci dice è di essere cercatori e costruttori di pace, e l'augurio che rivolgo a ciascuno di voi. Sento di dover ringraziare tutto il corteo storico
che ha lavorato assiduamente da 6 mesi a questa parte per poter onorare nel miglior modo possibile San Benedetto e per poter festeggiare i 30 anni. Ieri purtroppo il tempo non è stato clemente, ma oggi che ci ha assistito stiamo rendendo onore e mettendo in pratica tutto ciò che durante questi mesi abbiamo potuto costruire faticosamente. Il mio grazie va a tutti coloro che hanno possibile questi eventi fino alla festa di San Benedetto. Grazie a tutti, grazie per la calorosa partecipazione. Grazie a Don Luigi Di Bussolo, presidente della Fondazione San Benedetto. Ed ora ci apriamo in cerchio perché è il momento della festa con musica e danze. Protagonisti i cortei storici di Norcia, Subiaco e Cassino. Ad aprire la festa le popolane del corteo storico Terra Santi Benedittini.